Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di Bizzona, questa rubrica del venerdì sera dedicata al campionato di Serie B, quindi ad un'analisi del rendimento della Pescara e del Lanciano. Siamo alla vigilia di due gare delicate, il Pescara torna all'Adriatico per affrontare lo Spezia, mentre il Lanciano è impegnato sul campo dell'Entella. Questo numero di Bizzona, prima di andare a sentire e vedere il nostro ospite settimanale, lo apriamo leggendo un comunicato stampa integrale da parte del cuore della tifoseria bianco-azzurra. Il club Pescara Rangers 1976 ha diramato stamane un duro comunicato, una dura presa di posizione verso la squadra del Pescara, che dopo il pareggio di Bari non ha entusiasmato la propria tifoseria, anche se al San Nicola è arrivato un pareggio. In settimana è successo anche altro, perché tutti sapete che Pasquale Marino, l'allenatore che era sul libro paga della società bianco-azzurra, si è accasato al Vicenza con un contratto biennale, quindi il Pescara con questa operazione risparmierà più di mezzo milione, considerato lo staff che era le dipendenze del Pescara. Quindi Marino è il nuovo allenatore del Vicenza e così, insomma, una boccata d'ossigeno per le casse bianco-azzurre. Dicevamo del pareggio di Bari, una prestazione che non ha soddisfatto ovviamente sotto il profilo del gioco, perché gioco non c'è stato, il Pescara in vantaggio fino a due minuti dalla fine, raggiunto da quel gol di De Luca. E Baroni ha impiegato delle forze fresche, forze più giovani, che hanno sicuramente dato di più rispetto ai senatori. Ora leggeremo questo comunicato integrale del club Pescara Rangers e lo leggiamo anche con sfumature non certo eleganti, proprio perché non vogliamo nascondere nulla di questa considerazione del club del Pescara Rangers, che intanto annunciano una protesta per domani. Non entreranno in curva prima del quindicesimo minuto, quindi ci sarà un silenzio del tifo per i primi 15 minuti e poi i Rangers prenderanno posto nel solito settore. È un duro comunicato verso tutti, verso la società, verso l'allenatore e verso i giocatori. Lo leggiamo integralmente. Eccolo qui. Adesso basta, ci avete rotto i coglioni, tutti colpevoli. Andiamo per ordine. Giocatori di puttanelle impaurite, gente senza palle, senza fame di vittoria, noi ne abbiamo le palle piene. Chi indossa la nostra maglia deve esserne fiero, deve sputare sangue e deve onorarla fino alla morte. Cari bambini viziati, credo che abbiate capito che a Pescara non si viene per mangiare nei ristoranti o fare la bella vita nei locali notturni. Nulla vi sarà concesso, fuori le palle o fuori da Pescara. Allenatore, gli schemi, le tattiche e le metodologie di gioco sono scelte dall'allenatore, così come i giocatori che devono scendere in campo. Se la squadra non vince, è dunque colpa dell'allenatore. Caro mister, le belle parole non ci servono un cazzo, vogliamo gioco, risultati e ancora prima grinta e carattere. Non ci riesce? Bene, lasci Pescara il più presto possibile. Arrivederci e grazie. Società, vi abbiamo dato fiducia per lungo tempo, sperando che prima o poi arrivassero i risultati e tornasse l'euforia. Risultato? 3 anni di anonimato totale, 3 anni di figure di merda che noi per colpa vostra non vogliamo fare. Già, per colpa vostra. Siete voi infatti che avete autonomia decisionale, siete voi quindi i principali responsabili di tutto questo schifo. Non ci venite ad abbottare le palle con la solita storia dei bilanci regolari e conti in ordine. Noi non entriamo nel merito di quanto spendete, così come non vogliamo sapere quanto guadagnate. Ma voi vi definite imprenditori e noi sappiamo per certo che nessun imprenditore fa l'arte a perdere. E non ci abbottate le palle neanche con la solita pappardella: se ce ne andiamo noi, che fine fate? Beh, cari signori, questi non sono problemi vostri. Date una svolta secca, immediata e decisa nel brevissimo tempo, oppure fate le valigie e andatevene tutti. Cari signori Daniele Sebastiani, Danilo Iannascoli e compagnia bella, ricordate sempre che voi siete pescaresi come noi. A molti questo può sembrare un particolare di basso rilievo, ma voi sapete benissimo che le vostre persone, questo piccolo particolare può trasformarsi in un boomerang micidiale.
Avete dimostrato che non siete assolutamente in grado di gestire una squadra di calcio e noi, gente come voi, non la vogliamo. La porta dalla quale siete entrati è la stessa dalla quale dovete uscire immediatamente se le cose non cambieranno. Detto questo, i Pescara Rangers sabato, quindi domani, inizieranno la loro contestazione entrando al 15° del primo tempo e lasciando completamente vuota la parte alta del settore centrale della curva nord Marco Mazza, spostandosi nell'anello inferiore. Ci teniamo a precisare che a nessuno, con le buone o con le cattive, sarà permesso di sistemarsi nello spazio che, ribadiamo, dovrà restare totalmente vuoto. È una scelta che porteremo avanti a tempo indeterminato finché non cambierà realmente qualcosa. Per quanto riguarda le trasferte, i Pescara Rangers continueranno a seguire la squadra come sempre hanno fatto, portando in giro per l'Italia i nostri colori, perché Pescara siamo e resteremo noi. Un'ultima precisazione: noi abbiamo adottato questa linea di condotta, andremo avanti per la nostra strada a tempo indeterminato e ci auguriamo che chiunque voglia portare avanti un'iniziativa lo faccia come meglio crede, senza aspettare sempre che si muovano prima gli altri. A parole tutti si stanno dimostrando bravissimi, fateci vedere anche i fatti. I tempi dell'armiamoci e partite sono finiti da un pezzo. Allora, questo è il testo integrale e ci scusiamo per qualche parola di troppo. Abbiamo fatto questa scelta perché per molto tempo si è detto che la curva nord Marco Mazza è stata sempre molto tenera in confronti dei giocatori, dei tecnici e soprattutto della società. Una curva autonoma che ha dato fiducia, ha dato credito un po' a tutti. Ora è un momento molto difficile, i tifosi hanno sopportato molte sconfitte, molti atteggiamenti di alcuni protagonisti che non sono piaciuti e sono usciti allo scoperto. Questo vuol dire che se la curva nord finora è stata vicino e alla società e ai propri dipendenti, vuol dire che credeva o crede ancora in questo progetto. Può darsi che sia uno stimolo per la squadra, per l'allenatore e per la società. Qualche precisazione però ci tocca farla, perché è vero che l'allenatore e soprattutto i giocatori sono nuovi a questo ambiente e quindi devono essere stimolati, devono dare molto di più perché finora non hanno dimostrato nulla. Quando si dice alla società non ci importa se i conti sono a posto oppure se l'aspetto finanziario e amministrativo viaggia a gonfie vele, beh, direi che questo non è un discorso di poco conto, perché, scusateci per il gioco di parole, i conti devono essere a posto e non è facile, perché molte società investono sul mercato anche non potendolo fare e poi si ritrovano con punti di penalizzazione perché non riescono a pagare stipendi, addirittura rischiano anche le esclusioni dai vari campionati. Quindi è da apprezzare intanto la serietà finora dimostrata da questo gruppo dirigenziale, che tiene i conti in ordine. Non è un discorso da non evidenziare, perché le società in questo momento difficile, in questo momento di crisi, fanno grande fatica a portare avanti, a tenere i bilanci a posto. Certo, gli errori sono stati commessi, forse le scelte di alcuni direttori, di alcuni allenatori sono state sicuramente sbagliate, ma gli amministratori della società devono pensare soprattutto a saper gestire l'aspetto amministrativo. Poi ci vogliono, nel rispetto dei ruoli, i vari direttori, i vari responsabili che devono curare l'aspetto tecnico. In quel senso bisogna migliorarsi e bisogna far sì che non si vada più incontro a campionati deludenti come quelli degli ultimi anni e che si riporti un po' di serietà in mezzo al campo, perché è vero che Pescara ha avuto un passato difficile negli ultimi anni, è tornato in Serie A, ma quello che abbiamo visto nelle ultime tre stagioni non può soddisfare né il pubblico né alcun elemento dell'ambiente né gli stessi addetti ai lavori, quindi né gli stessi dirigenti. Chiudiamo questa parentesi sperando che la protesta non prosegua per molto tempo, perché vuol dire che la squadra non si è svegliata. Domani che ci sia questa protesta per 15 minuti, che la squadra risponda sul campo. Ora andiamo a sentire il nostro ospite di turno, l'avvocato Donato Di Campli.
Eccoci nello studio di Lanciano dell'avvocato Donato Di Campli. Buonasera avvocato, ben ritrovato. Buonasera. Donato Di Campli è avvocato, è giornalista, è presidente di una squadra di calcio, ma è soprattutto agente FIFA, l'agente, il procuratore di Marco Verratti. Però in questa occasione vogliamo conoscere meglio questo personaggio abruzzese che calcisticamente ovviamente è nato a Lanciano, dove ha svolto tutte le sue attività. Ecco, Donato Di Campli, facendo un passo indietro nel tempo, no? Lei ha studiato giurisprudenza, facciamo però una premessa, ci diamo del tu perché siamo stati colleghi, altrimenti ci troviamo in difficoltà. No, sarei in assoluta difficoltà. Questa è una chiacchierata tra amici. Donato Di Campli, avvocato che poi è entrato nel mondo del calcio, molti si chiedono come e perché è entrato nel calcio attivo Donato Di Campli. È passato dall'altra parte, quindi dalle redazioni, dalle telecamere, proprio a livello professionistico. Perché prima iniziavo a fare il giornalista durante il periodo degli studi e nel momento in cui ho conseguito la laurea dovevo vedere cosa fare nella vita. Ho conosciuto una persona che per me è stata un po' la chiave di volta di tutta la mia vita, sia sportiva che è stato l'ex presidente del Lanciano, il compianto presidente Angelucci, dove ho iniziato a fare le prime pratiche legali insieme a lui. E da là lui mi ha dato fiducia in tutte le altre cose e ho conosciuto il mio primo calciatore, Francesco Di Gennaro, che attualmente continua a giocare. È stato un mondo che mi ha affascinato. Da là sapevi cosa andavi incontro? No, non sapevo a cosa andavo incontro, però sono stato sempre una persona testarda e con la voglia di arrivare, però sempre nel rispetto dei principi che mi hanno insegnato la mia famiglia, rispetto all'educazione. Ecco, specializzarsi per le pratiche sportive non è facile, però Donato Di Campli ha scoperto un mondo nuovo, se vogliamo, quello come evitare dei fallimenti. Abbiamo l'esempio della Delfino Pescara, che hai curato in prima persona, e quello è stato un momento anche clou della tua professione. Sì, è stato il momento clou perché è stato preceduto dal fallimento del Lanciano anche, sì. È stata la mia palestra, sì. Tra virgolette. Ho fatto il fallimento del Lanciano, poi ho fatto il fallimento della Delfino Pescara e poi ancora un altro, quello della Pro Patria. Sono stati momenti della mia vita importantissimi dove ho conosciuto persone ai quali devo tutto e che mi hanno insegnato tanto. Ho fatto probabilmente anche qualche errore nel percorso professionale della mia vita, ma sono assolutamente soddisfatto di quello che ho fatto. Ecco, prima il Lanciano e poi il Pescara. Le diversità nell'ambito professionale quali sono state? Dal punto di vista tecnico poco, quasi niente. Erano storie diverse, però con un denominatore comune. Cioè il denominatore era salvare la categoria? Sì, era salvare la categoria. Erano storie completamente diverse perché qua c'era un delinquente che era venuto a borseggiare la città e la squadra. Dall'altro lato sono state situazioni incancrenite nel tempo che poi si sono protratte e che hanno messo in difficoltà anche tanta gente che ha investito denari nella Pescara Calcio. Ecco, facendo un riferimento a quella situazione di Pescara, si stavano avvicinando anche dei personaggi particolari per acquistare il Pescara. Sì, ma questo è un dato oggettivo comune a tutti i fallimenti, nel momento in cui c'è una situazione di decozione. Gli avvoltoi arrivano. Gli avvoltoi. E là sono stati bravissimi tutti i tifosi biancazzurri. E io dico in prima persona i Rangers della Pescara Calcio, che davvero hanno fatto i Rangers, le sentinelle, sì, in quel momento storico. Mi ricordo davanti al comune, sì. Ma soprattutto in tribunale. Io ricordo questi ragazzi eccezionali che hanno difeso una fede ed è stato importante in questo momento storico, in quel momento storico soprattutto, per salvare la categoria. La Lì uscirono fuori molti imprenditori di Pescara, però l'idea era stata di Don Peppe De Cecco, della Caldora, di Sebastiani, di Edemondo, che crearono questa cordata. Allora, però tu avevi rapporti soprattutto con De Cecco, no? Non me ne voglio andare, l'idea è stata di Don Peppe De Cecco, che poi ha coinvolto attorno a sé, sì, tantissimi imprenditori. Ricordo una riunione, la prima riunione che
si fece a Villa Maria, credo, con tutti questi imprenditori. C'erano tanti che poi sono andati via, tanti sono rimasti, però l'idea era quella. L'idea di salvare la Pescara Calcio, il Delfino, è stata di Don Peppe De Cecco. Oh, invece il Lanciano ha trovato una collocazione più ristretta con la famiglia Maio, che si è sposta subito. Sì, la famiglia Maio è entrata successivamente, però io ricordo, purtroppo ho vissuto questa cosa sulla mia pelle in prima persona, la verità probabilmente ben pochi lo sanno, io conducevo una trasmissione televisiva, in un'emittente televisiva, dove era più che una trasmissione televisiva, era una trasmissione di denuncia dei fatti, perché poi era diventato un accanimento tra me e il presidente per vedere chi aveva ragione. Avevo contro tutta la città praticamente, perché salvare, dicevo cose scomode, cioè probabilmente, che poi alla fine purtroppo si sono rivelate giuste. Sì, in quel momento eri il nemico del Lanciano agli occhi dei tifosi. Agli occhi dei tifosi. Poi alla lunga ho avuto ragione. E poi è subentrata la famiglia Maio. Poi è subentrata la famiglia Maio, che ha rilevato il Lanciano, e in tutte e due le i fallimenti poi sono diventate nuove realtà, delle promozioni. Tra l'altro nel Lanciano c'è stato anche un ripescaggio, mi sono occupato del ripescaggio perché era retrocesso in C2, e nel momento in cui ho fatto l'operazione abbiamo fatto domanda di ripescaggio che è andata a segno. E quindi il nome di Di Campi comincia a circolare nell'ambito nazionale, perché come dicevi tu poi c'è stata anche la Propatria, intanto cominciavi a seguire dei giocatori, no? Sì, uno dietro l'altro, pian piano poi sono subentrati altri piccoli giocatori, pian piano. Fino a quando c'è stato il boom, no, con il nome di Marco Verratti. Sì. Il nome che ti ha permesso di rimbalzare a livello internazionale. Sì. Ecco, come nasce questo incontro con Marco Verratti? Tutto nasce col fallimento della Pescara Calcio, ovviamente. Si sentiva parlare di Marco Verratti, però chiaramente non aveva questa grossa cassa di risonanza. E c'era il curatore fallimentare, bisognava fare il contratto, cioè in sostanza Città di Mascio, per evitare che il giocatore potesse essere trasportato all'estero, e Marco aveva altri procuratori allora, cercò di fare... Cioè per tutelare il patrimonio Verratti? No, il patrimonio societario soprattutto, sì. Non il patrimonio Verratti, il patrimonio della società. Fecero il primo contratto professionista a Marco, che è un contratto al minimo di stipendio. E qua devo dar atto a Cetto Di Mascio, che era il consulente dell'allora curatore fallimentare, che cercò di tutelare in tutti i modi questo patrimonio della Pescara Calcio. E io nel frattempo stavo lavorando per la Pescara Calcio, in qualche modo avevo anche dei giocatori in procura, chiaramente mi faceva piacere avere in procura Marco. E di lì a poco, grazie anche all'attuale direttore sportivo del Pescara, Giorgio Repetto, che mi fu utilissimo, parlai con la famiglia, dopo... Quindi soprattutto la famiglia ha avuto fiducia di te, sì. Oltre che al ragazzo. Sì, sì, sì. Oltre a Repetto e gli altri. Ci riunimmo in un ristorante vicino Penne. Ecco, cosa ti colpì di Marco Verratti, che ancora non era un campione? La sua semplicità. Cioè, lui non è assolutamente cambiato dal primo giorno in cui l'ho conosciuto, a 5 minuti fa, sì. Avrai visto anche tu, ho ricevuto una sua telefonata, è sempre una persona umile, modesta, senza grilli per la testa, come si suol dire. E di lì a poco è nato questo rapporto, probabilmente lui non conosceva me, io non conoscevo lui, che poi è andato oltre, cioè è diventato un rapporto praticamente familiare. Senti, Donato, poi arriva il momento, no, della cessione di Verratti dal Pescara al Paris Saint-Germain. Lì si sono dette tante sulla Juventus, sul Napoli, però tu hai pensato prima a tutelare ovviamente il giocatore che si trovava davanti a questo mondo di richieste, era un po' nel mirino del calcio che conta. Devo ringraziare Marco e la famiglia di Marco, perché hanno creduto sempre in quello che io ho detto, e io mi sono sempre comportato, come hai detto tu, nel rispetto suo principalmente. Lui poteva essere sottoposto a
50.000 angherie, da attacchi da destra e sinistra, da procuratori, Certo, per un ragazzo non è facile da saper gestire procuratori un momento. famosissimi a altri meno, promesse, con una parentesi anche molto difficoltosa, se ricordate l'infortunio di Marco. Nel 2009, quando andò con la nazionale di Serie C a Malta, lui ebbe un problema al ginocchio. Tutti dissero: questo giocatore non è più buono, questo si fa male sempre. Però Ci stanno, no? ci sta, cioè, e lui ne uscì perfettamente dopo un intervento chirurgico col professor Cerullo a Perugia, perché aveva una malformazione congenita del menisco che gli dava tutti questi problemi. Alla fine, questi Hai problemi. mai temuto di perderlo? Ora ti dico. È all'ordine del giorno, No, ti probabilmente, dico che abbia gli occhi addosso. con assoluta presunzione: no, per il rispetto che ha di me e io di lui. Poi alla fine siamo cresciuti insieme. Io devo tutto a Marco Verratti e alla sua famiglia, perché hanno avuto rispetto di me e alla fine sono arrivati i risultati, però. Quindi c'è riconoscenza nel lavoro che hai svolto quando non era ancora il Verratti di oggi, il Verratti mondiale, e tu ovviamente sei riconoscente a lui Per la perché per fiducia la che. fiducia in questo momento di gloria, no, del Sì, giocatore, perché molti assolutamente. poi col passare del tempo possono anche Sono abbandonare. cresciuto anch'io dal punto di vista professionale insieme a lui, conoscendo tantissima Ecco, gente. Verratti è cresciuto sul campo, di Campli in cosa è cresciuto? È cresciuto nei rapporti, probabilmente prima era un po' troppo buono, troppo. Adesso invece non mi fido più di nessuno. Ed è questo un mondo che ti porta purtroppo a essere così. Cinici. Certo. Un giorno sono tutti i tuoi amici quando le cose vanno bene, però quando vanno male ti voltano le spalle Ecco, qual è immediatamente. stato il momento più difficile per te in questi anni? Nel momento in cui abbiamo detto no al Napoli, perché avevamo la dirigenza della Pescara Calcio contro, perché eravamo dei pazzi, rifiutare i 10 milioni di euro che per la Pescara Calcio erano soldi importantissimi. E anche là Marco ha dimostrato di venirmi dietro nelle scelte che avevo Invece fatto. con la Juventus? Con la Juventus non si è chiuso. Oltre per il volere della Juventus, perché credo che è stato fondamentale il fatto che loro fondamentalmente alla fine non hanno creduto in un'operazione economica di tale portata, ma soprattutto perché la Pescara Calcio non voleva chiudere con la Juventus. Quindi Basta. il Napoli ci credeva di più, il Pescara voleva darla al Napoli e voi avete bloccato questa Tutto quanto, operazione. questa operazione, in sintesi è stata questa cosa qua. Alla fine avevamo ragione, perché andavamo a Napoli per non giocare con Mazzarri, Certo, che non lo certo. voleva. Rivelo La Mazzarri non faceva giocare meno Insigne, No, 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 ma quindi. rivelo un retroscena abbastanza curioso. Cioè, eravamo all'ATA a Milano, mi viene a trovare nella camera d'albergo Bigoni, mi dice: non so come fare, cioè il presidente vuole prendere Verratti, però non so, Mazzarri gioca con Iller, Zemaili, con persone, come farà a giocare in mezzo a questi qua? E io ho detto: allora, cosa viene a chiedere? E io feci una richiesta di stipendio molto elevata, E le porte del Paris Saint-Germain come si sono aperte? e qua ci sono molti. Vabbè, per sintetizzare, perché No, credo no, che sia un veloci. discorso lungo. No, 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 sarò molto sintetico. Ci sono molti che si accaparrano il merito di questa operazione. Il merito di questa operazione è solo mia, Senza presunzione. senza presunzione, ma anche per un colpo di fortuna, non dico per bravura mia. Il Paris Saint-Germain, tutto è successo subito dopo il rifiuto di Napoli. Io ero disperato, perché chiaramente avevo la Pescara Calcio contro, dicendo così: tu rimani a 100.000 euro di stipendio a stagione e rimani a Pescara per sempre, non ti muovi. Dall'altro temevo di perdere il giocatore, perché chiaramente L'avresti invece. perso sicuramente se fossi rimasto a pescarlo. Sì, più. Era quella la strada, perché chiaramente era quello. In quel momento mi ricordo perfettamente, era un giovedì di fine giugno, e a Milano ci fu una riunione di tutte le televisioni internazionali
che dovevano discutere di diritti televisivi della Champions. E la sera ci fu una cena da Giannino, e tra i componenti di questa c'era l'attuale presidente del Paris Saint-Germain, che è anche presidente di beIN Sport, che è Televisione. la televisione, lo Sky, Sì, diciamo, un po' francese. francese. Io Ti sei proposto tu? andai a questa cena, loro erano in una saletta privata di questo ristorante, io ero insieme ai colleghi tuoi di Sky, nel tavolo, mi alzo, mi si accende una lampadina, chiedo al proprietario Lorenzo di Giannino, gli dico: scusa, mi fai entrare in quella sala che dovrei andare? Vado e io mi presento al Calefi. Lui non... Piacere, sono il procuratore di Verratti. Lui molto freddo, Calcolò più di non mi tanto. calcolò più di tanto. 2 giorni dopo Marco giocò in Francia a Cannes, quella è la maglia tra l'altro, Ecco, adesso il nostro Claudio ci fa ci vedere la farà maglia di Verratti. vedere, e giocò Italia-Francia Under 21 a Cannes. E tempo 3 giorni, mi arrivò un messaggino sul telefonino di Leonardo: avvocato, non so se avete chiuso con la Juventus, vorrei parlarle. Io chiamai Dell'Icarri in camera mia, gli feci vedere il messaggio. Tempo 2 giorni dopo eravamo a Parigi. Quindi se non fosse stato per la tua, chiamiamola sfrontatezza in quell'occasione, Sì, di entrare nella saletta, è stata una fortuna, colpo di diciamo. fortuna. E poi tutto questo, io devo ringraziare una persona che ha speso parole incredibili per Marco, è stato Ariedo Braida, perché aveva parlato con Leonardo e gli ha detto: ma prendilo immediatamente perché noi del Milan non abbiamo i soldi per poter fare questa operazione. Per chiudere il discorso su Verratti, poi Ibrahimovic, poi tutto il gruppo del Paris Saint-Germain, lui lì è veramente coccolato. Lui è come una mascotte, diciamo, è il piccoletto del gruppo, anche se c'è Marquinhos che è più giovane di lui, però è ben voluto da tutti, si fa voler bene, ma soprattutto in Francia è amato da Cosa tutti. fa Marco a Parigi durante la giornata? Niente, davanti alla televisione sta con Tommy, passeggiatine, gira pochissimo, vita molto tranquilla. Secondo te, anzi secondo te sicuramente è così, l'avere Marco Verratti è un veicolo trainante per tante altre operazioni, no? Assolutamente, ora mi chiamano, come dicevo prima, ora se non avessi Marco, altri, nessuno No, verrebbe a sarebbe più chiamare, difficile, sarebbe più probabilmente. difficile. Ora sono anche i giocatori importanti che ti chiamano per chiederti consigli, alcuni passano, altri no, però entri in un sistema dove sei rispettato e ben voluto. Quanto è cambiata la tua vita? Completamente. Viaggio moltissimo, sono sempre sopra gli aerei, anche sacrificando la Dopo famiglia. parleremo anche della famiglia. Ecco, Però giro tanto, giro tantissimo. quali altri giocatori, per chi non segue da vicino il mondo del calcio, hanno gratificato il tuo Ma lavoro? tanti, dai, ora è inutile dirne qualcuno, ormai cominciano a diventare decine, tra Serie A e Serie B. Però è una cosa che mi piace, mi sono fatto un gruppo di collaboratori che... Anche una struttura, perché altrimenti da Certo. solo non ho il dono dell'ubiquità, non riuscirei a seguire tutto. Ecco, Però ricordiamo che ha avuto anche il premio come miglior procuratore. Quanta gente lavora per Di Campli? Per siamo una decina complessivamente, tutte le tutta zone l'Italia. d'Italia. Sì. C'è una regione che vi sta dando più soddisfazioni? Non so. Guarda, sono un po' tutte perché lo scouting ormai non viene fatto soltanto nell'ambito nazionale, ma anche in ambito Certo. internazionale. Purtroppo nei supporti anche tecnici che abbiamo adesso, anzi, non purtroppo, meno male abbiamo supporti tecnici che non ci permettono di vedere i giocatori in video anche se sono in Ecco, capo al mondo. all'estero dove vi state concentrando In questo momento maggiormente? stiamo lavorando soprattutto in Inghilterra con una delle società più importanti di agenti, perché chiaramente ci si appoggia anche a colleghi in Inghilterra e Germania. Stiamo cercando di fare qualcosa. Cosa ha in mente per il futuro, Donato? Di allargarsi, non so, più a livello internazionale, di aprire sedi all'estero? No, aprire sedi all'estero no, però sicuramente, Creare delle sinergie, non so. no, creare un lavoro di specializzazione soprattutto, perché chi si affida a un procuratore, io dico sempre che il giocatore deve pensare soltanto a giocare, deve gestire toccacorde della sua vita molto importanti, quindi il procuratore non soltanto deve gestire la carriera tecnica, ma deve pensare anche alla sua
parte amministrativa, assicurativa, gestionale. Io credo che chi faccia questo lavoro deve pensare a 360 gradi sul calciatore, non soltanto alla procura da guadagnare in sé per sé. Sentite, quando voi ascoltate la rovina del calcio sono i procuratori, vi viene da sorridere, c'è qualcosa di vero, perché in ogni attività ci sono anche le figure non gratificanti, oppure è un malvezzo ormai del calcio italiano? Io credo una cosa, che un pizzico di verità c'è in tutto quello che si dice che è la verità, però bisogna scindere procuratore e procuratori. Io, per esempio, faccio l'avvocato nel calcio, che è una cosa diversa. Cerco di dare la mia professionalità giuridica, tecnica e metterla all'interno del calcio, comportandomi in maniera onesta. Poi ci sono altre situazioni delle quali non voglio parlare, ma potete bene altro immaginare, che sono la rovina del calcio. Ci sono calciatori più difficili da gestire. Il Verratti mi sembra un elemento che delega e quindi dà ampia fiducia al soggetto in questione. Assolutamente. Altri più non duri. Soltanto i calciatori, ma soprattutto i genitori dei calciatori sono il problema da gestire, soprattutto nei più giovani. Dove in questo mondo del calcio, dove pensano che molti genitori pensano che con il proprio figlio di risolvere i problemi della vita. Questo credo che lo pensino tutti i genitori. Sì, però nel calcio in particolar modo. No, tutti i genitori di figli che fanno calcio. Sì, e credo che chi inizia a giocare calcio lo deve fare assolutamente per certo. Puro spirito goliardico e non pensare a quello che sarà. Quindi è più difficile gestire i giovani e non i giocatori più anziani. Nella maniera più assoluta, sì. Allora, prima di parlare di calcio giocato, la famiglia ha pagato le conseguenze un po', sì, io a livello di tempo. Fatto... Hai una bambina, sei in attesa dell'arrivo del secondo. Primo maschio. Sì, sì, il primo maschio. Vabbè, penso adesso mi fermo perché mi sono sposato soltanto 2 anni fa, quindi ho già 2 figli, quindi penso di aver già contribuito alla causa. Arriva il maschio. Arriva il maschio. Auguri intanto in anticipo. Grazie. Però... quando vedi tua figlia poi dimentichi tutto. Eh sì, quella è la cosa, la medicina di tutti i mali, assolutamente. Senti, questa trasmissione si parla un po' di calcio in generale, quindi parliamo del campione di Serie B, domani ci sono 2 partite importanti per il Pescara, che non sta attraversando un buon momento, e per il Lanciano, che invece ha iniziato il terzo campionato di B in maniera ottima. Partiamo dal Pescara e da Marco Baroni. Baroni che è stato qui a Lanciano, ti sorprende questo avvio negativo, non è la piazza giusta per lui? Sai, lo diciamo noi, rischia molto Baroni sulla sua panchina, quindi nonostante il pareggio di Bari è sempre in bilico. Te l'aspettavi questo inizio così difficile? Guarda, fai questa domanda a chi probabilmente si è esposto in maniera aperta, io dico sempre quello che penso in maniera onesta. Come se stessi davanti al video, no? Assolutamente. Io dissi che Baroni non era un ottimo allenatore, non quando... stava facendo male a Lanciano negli ultimi periodi, ma quando stava facendo bene. Quindi io non lo ritengo un allenatore all'altezza. Poi, dal punto di vista tecnico, parliamo certo. Da questo punto di vista. Poi, anche in quel caso ho avuto ragione. Io vedevo il Lanciano lo scorso anno, sapevo anche di situazioni interne tra i calciatori, tant'è che poi Vastola, non so se ricordiamo tutti quanti, sì. Ha espressamente detto quello che pensava. Però ha fatto un buon lavoro a livello di risultati l'anno scorso, no? Sì, io ritengo che i risultati sono stati buoni, però il suo apporto percentuale a questo buon risultato è assai minimo. Non è un buon allenatore, non ti piace il suo calcio? No, non mi piace il suo calcio, assolutamente difensivista. Anche a Pescara è stato bocciato dalla piazza. Ma io l'ho bocciato a Sebastiani prima di iniziare il campionato, al presidente gliel'ho detto prima, quindi lui può essere testimone, però chiaramente io non sono la società, c'è una società che decide, non mi permetterei neanche di entrare nei meandri societari, nelle decisioni. No, quello che sembra è che lui stia avvertendo troppa pressione, non regge questa pressione di Pescara, oltre a non aver fatto vedere un buon calcio, quindi anche a livello caratteriale ha delle lacune probabilmente. Io credo che lui, anche lo scorso anno a Lanciano, dimostra insicurezza soprattutto, nel senso che lo scorso anno non riusciva mai a mettere in campo lo stesso 11 per una serie di partite, sempre continue modifiche. Lo stesso sta accadendo a Pescara. E io questo non te lo so dire. C'è giocatori scontenti di non trovare spazio, altri
impiegati in maniera stabilissima perché ritenuti adatti a un certo tipo di gioco. Però Ecco, il fatto di avere a disposizione una rosa ampia è un vantaggio per, conoscendo il suo carattere, no, o perché non penso sa che tenere lo un... spogliatoio? faccio un esempio, D'Aversi è la sua prima esperienza quest'anno, ha gli stessi 11 lo scorso anno e giocano 6 undicesimi che lo scorso anno erano in panchina. Io credo che un ottimo Infatti allenatore... questo Lanciano è figlio di D'Aversa. No, io stavo dicendo che un ottimo allenatore è colui che riesce a gestire gli umori all'interno dello spogliatoio. Certo. Il manager deve essere un manager soprattutto di se stesso. Il segreto di questo Lanciano è proprio lo spogliatoio, cioè come vivono all'interno dello spogliatoio tutti i giocatori e anche persone più importanti che hanno campionati tipo Bacinovic, che ha disputato campionati in massima serie, si è accodato al resto del gruppo ed è questa la forza di questa squadra. Poi entriamo nel vivo proprio del Lanciano. Pescara come rosa, invece, come la vedi? Stiamo scherzando, è una rosa di tutto rispetto. E io non conosco il Monte Ingaggi della Pescara Calcio, ma io credo che complessivamente si sia uno dei budget più importanti del campionato di Serie B, ma non soltanto in euro, ma anche a livello di consistenza tecnica. Quindi è solo una responsabilità dell'allenatore se non si è finora raggiunti buoni livelli in classifica. Ma anche perché credo che il Pescara in qualche circostanza abbia fatto vedere anche delle apprezzabili doti tecniche, All'inizio. sì, apprezzabili doti tecniche, quindi c'è qualcosa che non funziona. Quindi come tutti il parere di Pescara Sportiva con un altro allenatore, certo non c'è mai la controprova, questa squadra potrebbe rendere di più. Come hai detto tu non c'è controprova, però se... Io non conosco gli umori dello spogliatoio, è importante che chi prenda questa decisione o meno abbia il polso dello spogliatoio e sapere cosa pensano soprattutto i Pensi che giocatori. possa veramente rischiare Baroni in caso di risultati negativi? Non c'è altra soluzione, credo. Leggevo stamattina, tra l'altro, un comunicato Sì, ne del... abbiamo parlato poco fa, domani ci sarà questa contestazione iniziale, 15 minuti. Per la prima volta, dopo 3 anni, la Curva Nord ha preso una dura posizione contro tutti, contro la società, contro l'allenatore che deve andare via e contro la squadra. E comincia a diventare pesante la situazione. E quindi anche la società deve, chiaramente non si deve far condizionare dai tifosi perché non è importante, però non è soltanto un fatto di tifosi, credo. Questa società con due direttori, Pavone e Repetto, che tu conosci? Guarda, non conosco le competenze di ciascuno, ritengo che siano due ottimi professionisti e hanno portato a Pescara giocatori validi. Stravedo per alcuni, tipo Souwe. Ci sono alcuni tuoi giocatori nel No, io Pescara o non no? ho, Quindi parli in quindi maniera disinteressata. disinteressata, quindi non ho giocatori nella Pescara Calcio, quindi parlo in maniera davvero disinteressata. Come mai Di Campli non ha avuto un rapporto professionale con la Pescara Calcio continuo? Ma non è giusto, da un certo punto di vista non è giusto, perché poi sei soggetto anche a critiche, perché io sono stato anche soggetto a No, ma critiche. non dico un'esclusiva, cioè portare qualche No, ma elemento. succederà, ma questo Succederà no, presto, allora. assolutamente. I rapporti col presidente Sebastiani sono ottimi, quindi io rispetto il presidente, assolutamente, ha avuto sempre il rispetto della mia figura. Però sai benissimo, essendo anche del luogo, e io l'ho passato questo momento sulla mia pelle, sei soggetto sempre a critiche maggiori. Certo. In un periodo... molti additavano a me responsabilità, mi ricordo anche uno striscione uscito a Pescara nei miei confronti. Bisogna andarci davvero piano. Per chiudere Pescara Spezia, che tipo di partita potrebbe essere? Sarai sulle tribune dell'Adriatico? Sì, avendo giocatori questa volta nello Spezia. Ah, ecco. guarda, lo Spezia è una creatura in questo momento secondo me impalpabile. Con un allenatore che Non ha entra avuto un con... rendimento costante, No, con no? un allenatore che ha modi di fare completamente diversi rispetto a... È nuovo per il campionato No, ma italiano. soprattutto è croato, quindi ha metodi di lavoro completamente diversi e ha un gruppo croato, con giocatori suoi,
dove qualche italiano è messo, qualche italiano, parliamo di Erdemann, Bagua, Schiattarella, che rappresentano, sono giocatori importanti che in altre squadre Schiattarella faranno. potrebbe giocare domani. Non lo so, al momento non lo so, però potrebbe essere degli 11. Però voglio Certo, dirti, rinunciare a questi elementi è un rischio grosso. è un rischio grosso, quindi squadra che non fa vedere gran bel gioco, che però ottiene risultati. Dall'altro lato c'è il Pescara che è in una crisi sopita in questo momento da questo pareggio ottenuto a Bari, che deve Con assolutamente fare risultati. l'anticalcio. Un'ultima domanda sul Pescara. Ci sono allenatori eventualmente in grado di sedere su quella panchina? Cioè, ovviamente come caratteristiche per Pescara. Quindi Sì, ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono. sotto questo aspetto possiamo stare tranquilli. Non ti chiedo nomi perché ovviamente non è il caso. Parliamo invece del Lanciano. Ci dicevi che D'Aversa ha avuto risultati perché ha saputo gestire il suo gruppo, perché non ha copiato Baroni, quindi è proprio un Lanciano firmato da D'Aversa, perché oggi molti potrebbero dire, vabbè, ma Lanciano è il terzo anno che gioca. No, D'Aversa ci ha messo molto del suo, no? Sì, ci ho messo assolutamente su. Questo gruppo nasce con Gautieri. Ha sempre giocato il 4-3-3, lo scorso anno poi improvvisamente dopo ad Avellino venne schierato a 5 e poi giocò col pullman della Sanguinetana davanti alla porta. Anche il Pescara è il pullman della Sanguinetana, non ce ne sono due a Bari. Allora, giocavo con due pullman, quindi benissimo. Dall'altro lato, adesso gioca sempre quel 4-3-3. Originario di Gautieri con qualche accorgimento, però la struttura è Te quella. l'aspettavi questo rendimento di D'Aversa, che è vero, è stato sempre un uomo del Lanciano, era anche un allenatore, In se, campo. no? Io sì, me l'aspettavo. Era quello che mi Quindi non è auspicavo. stata una sorpresa. No, perché quello che mi auspicavo che la società facesse a gennaio dello scorso anno, allontanare Baroni mentre è D'Aversa, che in questo momento credo che Lanciano fosse andato ai playoff. Anche perché ti ripeto. Il materiale tecnico dello scorso anno, basti vedere Casarini, Buchel e tutti gli altri, è Di livello sicuramente superiore, di livello no? superiore rispetto a quello attuale. Questa sorpresa invece di questo giovane attaccante che ha avuto pure l'infortunio di Guarda, Cherry. io ritengo che questo giocatore nei prossimi 2 o 3 anni lo vedremo giocare in Champions. È un giocatore da un fisico straordinario, parliamo di un giocatore vicino ai 2 metri, che ha movenze feline. Quindi, 97? 96, 96. 96. Quindi giocatore straordinario, straordinario, che il Parma detiene, non so per quanto tempo, con i problemi economici credo che sarà venduto Al più presto. al più presto, ritengo sia un giocatore davvero Anche con il importante. Lanciano non hai rapporti di lavoro per giocatori? No, no, ho giocatori in procura, quindi Mammarella, Vabbè, uno su tutto, Mammarella. Aguilanti, sono giocatori che Da tempo, da no? tempo mi hanno dato fiducia, sono quelli a cui non ho fatto i nomi prima, ma devo ringraziare perché sono cresciuto insieme a loro. Che direttore è Luca Leone? È un direttore che all'inizio ha sbagliato tanto, poi è migliorato nel tempo, probabilmente ora un po' in preda a un po' di presunzione. Queste cose le hai dette in faccia, No, no, tanto. le sto dicendo davanti alla televisione. Appunto, lui le sa. Certo. Però oggi è una pedina fondamentale, no, per il Lanciano. Assolutamente. Pensi che si trovi bene qui a Lanciano perché ormai fa parte della famiglia o lo vedresti bene anche in un altro club? Perché non c'è stata finora un'alternativa di lavoro per Ma lui. io credo che sia indissolubile il connubio tra la famiglia Mai e Luca Leone. Sì, però non potrà restare a vita a Lanciano. No, non potrà restare a vita a Lanciano, sarà una sua scelta professionale. Dico, non renderà soltanto nel Lanciano, lo vedi bene anche in un altro club. Sì, ma ha Ha queste potenzialità. queste potenzialità, però bisogna confermarle in un'altra società. Invece la dirigenza dei Maio, Stanno cosa ti garantendo. piace e cosa non ti piace? Mi piace perché stanno garantendo un sogno nella città e questo è. Assolutamente, gli si deve assoluta riconoscenza. Non mi piace il fatto di arroccarsi nelle loro posizioni e
E nella gestione è la stessa cosa del direttore, avere presunzione, perché fino a quando le cose vanno bene, tutto benissimo, poi quando vanno male bisogna fare i conti. Il fulcro resta sempre il patron della famiglia Maio. Assolutamente, è lui il cassiere. E invece il dottor Guglielmo e la dottoressa Valentina? Ognuno per compiti diversi. Ah, quindi c'è un rispetto dei ruoli, però sono ben identificati. Sono ben strutturati. Quanto potrà durare questo sogno, secondo Donato Di Campli? Potrà durare fin quando la società terrà sotto controllo i conti, non farà mai il passo più lungo della gamba. Questa è una cittadina di 40.000 abitanti, quindi non può sopportare bilanci. Però tu ci insegni che nel calcio non contano soltanto i soldi, contano le idee, quindi loro... È proprio questo. Investire nelle idee non si può fare altro, bisogna fare... finanza costruttiva, come si suol dire. È diverso il discorso da Pescara sotto questo aspetto? No, secondo me è proprio il discorso che la Pescara Calcio dovrebbe abbracciare. Non, tanto spesso le squadre non vengono fatte soltanto con i nomi, ma anche con un'attività di scouting importantissima, con ricerche di mercato, calciatori ovviamente, e con investimenti che potrebbero sembrare all'inizio onerosi, però alla fine... possono portare dei vantaggi importanti. Questo tipo di discorso lo attua anche nella sua società, nella Spallanciano, di cui è presidente da un paio di anni. No, vabbè. No, investire nelle idee, no? Ah, assolutamente, là non possiamo fare altro. E nel settore altro. Giovanile, soprattutto. Là non possiamo fare altro. Abbiamo tutti i ragazzi, abbiamo iniziato con la Come è nata questa idea di diventare presidente? Per mettersi dall'altra parte? Pure. No, è nata dal fatto che questa società esiste da 50-60 anni. Da 50 anni, anzi, chiedo scusa, quest'anno festeggiamo il 50 anni. Nozze d'Oro. Le Nozze d'Oro, una società nata nella parrocchia di San Pietro Apostolo, anche con la squadra di pallavolo, perché c'era la branca del calcio e la della pallavolo che poi giocò in Serie A. Sì. Era destinata lo scorso anno a scomparire. Insomma, hai voluto dare una mano alla tua città. Alla mia città. Adesso sono felicissimo di avere tanti ragazzini che vanno a giocare sui terreni. Prendere i ragazzi dalla strada, insomma. Anche. Noi abbiamo una scuola calcio. Aiutarli anche. Abbiamo una scuola calcio con una retta bassissima. Diamo la possibilità di giocare a calcio a tutti davvero. E sperando che un giorno possa uscire qualcuno. Però credo che stiamo costruendo piuttosto una palestra di vita per i nostri ragazzi. Non abbiamo pressioni alcune, la squadra di prima categoria è fatta di tutti i ragazzi della città, senza rimborsi economici per nessuno. Quindi, quindi non lo fai per farti chiamare presidente, no? No, assolutamente. Mi trovo in difficoltà quando mi chiamano presidente. La stampa, perché tu sei stato anche un giornalista, la stampa abruzzese come si è comportata nei tuoi confronti? All'inizio con un po' di scetticismo, ma era naturale, adesso sono tutti amici, ma lo sono stati tutti. Beh, a Pescara in quel momento forse qualcuno non si comportò proprio bene nei tuoi confronti, però fa parte del gioco. Sì, ma a Pescara molte persone non sapevano neanche cosa ci fosse sotto e ognuno probabilmente... Tirava acqua a un mulino. Bravissimo. E a Pescara è un po' difficile, c'erano tanti mulini dove e nessuno conosceva la verità dei fatti. Poi quando è uscita la verità dei fatti, alla fine, con tutto il rispetto, abbiamo avuto ragione. La squadra è andata in Serie A, è nato un sogno, probabilmente qualcuno lo dimentica. Donato, siamo in chiusura di questo incontro, noi non ci vedevamo da tanto tempo, però mi fa piacere sempre vedere che elementi nostrani, elementi della nostra terra, fanno carriera e portano il nome dell'Abruzzo e delle proprie città sempre, sempre più in alto. Una domanda banale che si fa sempre, l'avrei fatta anche tu, qual è il sogno nel cassetto per la tua professione? Guarda, vorrei andare in pensione il più presto possibile. No, dico così, stavo scherzando, però credo... Far rinascere altri Verratti, ma non solo per te, proprio per il calcio abruzzese? Ma anche per il calcio italiano. Certo. Sì, è quello che sto facendo. Non sto cercando di andare su giocatori importanti da prendere in procura, ma soprattutto nel prendere in procura ragazzi che in futuro potrebbero essere importanti. La mission della mia società, dei ragazzi con cui lavoro, è quella di avere in procura giocatori che hanno prospettiva. Altri se ne occuperanno altri. Verratti alla nazionale?
Allora, l'importante è che il ragazzo stia tranquillo. No, ma lui è tranquillissimo, sono io che faccio la figura dello scemo, tra virgolette. No. Vorresti prendere Conte per i capelli che non ha? No, no, io dico soltanto che ci vorrebbe un po' più di serenità. Mi sono arrabbiato moltissimo dopo la partita di Malta, perché il giorno dopo la partita, nel leggere i commenti, additavano come unico responsabile di questa partita giocata male a Marco. Invece, ma quelli sono i tuoi colleghi giornalisti. Invece non è così, leggevo Verratti non è Pirlo in alcuni titoli o altre cose del genere. Mi dà fastidio perché vorrei che questi giornalisti e questi presunti tali fossero presenti al Parco dei Principi in maniera più assidua e a vedere le partite di Champions di Marco e le partite di campionato e dopo esprimere questi giudizi. Comunque Verratti è il nuovo Pirlo. Verratti è il nuovo Verratti, non ce n'è come Verratti. C'è un altro Verratti qui? No, al momento no. Né in Abruzzo né in Italia? Per il momento no. Però altri elementi che possono sognare come sogna oggi Marco? Sì, sì, e chiaramente poi ci sarà un cambio generazionale, mi sembra ovvio. Verratti non può esserci in esterni. In questo momento siamo alla ricerca di chi si avvicina a questo ragazzo nel centrocampo, speriamo. Due domande flash, risposte flash. Il Lanciano può entrare nei playoff? Assolutamente sì. Il Pescara, se non cambia allenatore, rischia? Assolutamente sì. Grazie Donato, noi ti ringraziamo, ovviamente ti facciamo gli auguri intanto perché diventi nuovamente papà per il maschietto, quindi auguri anche alla signora, ma di continuare così perché elementi, ripeto, della nostra regione che portano in alto le varie professioni fanno bene al nostro calcio. Grazie, grazie. Ancora. Buonasera, grazie a tutti. Eccoci di nuovo in studio dopo il faccia a faccia con l'avvocato Donato Di Campoli. Entriamo nel vivo della giornata di domani. In apertura di trasmissione abbiamo dato ampio spazio al comunicato ufficiale del club Pescara Rangers, quindi 15 minuti di proteste iniziali da parte del cuore della tifoseria pescarese. Oggi conferenza stampa del tecnico Baroni. Certo, la partita di domani assume un'importanza e per la squadra e anche per lo stesso allenatore. Vediamo il servizio. No, non l'ho letto, adesso lo leggerò. Io posso in questo momento capire così, che sicuramente non ci sia, no, da parte del tifo soddisfazione, però io credo sia io che la squadra abbiamo dato un segnale e dobbiamo solo riproporlo, dobbiamo solo su quella strada lì far vedere a tutti che comunque qui ci teniamo, stiamo lavorando, stiamo cercando di dare principalmente continuità dei risultati, che è la cosa importante in questo momento. Io ho cercato di dare un segnale forte che mi sembra sia stato anche recepito. Questo è un campionato pratico, questo è un campionato dove come avevo detto all'inizio, la maglietta va sporcata, va sudata e dopo se con quella componente, se c'è anche la qualità, diventa importante. Un giocatore come Ledian Memushai, gli sto chiedendo qualcosa anche che rasenta l'impossibile, no? Però è un giocatore che ci sta in questo momento anche, servono anche degli esempi, no? Degli esempi visivi, non solo a parole, no? E quindi in questo momento un ragazzo che
con quello che ha avuto, va in campo con questa determinazione che va al di là della condizione fisica, no? Perché spesso si parla di condizione fisica, io preferisco parlare di atteggiamento mentale, perché poi la condizione fisica spesso diventa un alibi. Non ho fatto qualcosa per rompere, io ho fatto qualcosa per compattare, no? Quindi noi abbiamo bisogno di tutti, veramente. È chiaro che, ripeto, ci deve essere dal punto di vista la volontà di essere, come ho detto prima, accesi ed essere partecipi. Sì, sì, è una squadra tosta, una squadra che ha un tasso tecnico importante, è una squadra che sta facendo bene, però, ripeto, in questo momento, scusatemi, no, preferisco guardare in casa nostra che in casa degli altri, perché non credo che dopo 5 gol subiti in casa fosse facile dopo 2 giorni andare a Bari anche facendo quelle scelte, no? Quindi se siamo un attimino più attenti e forse un pochino più cattivi, portiamo via anche una vittoria sofferta, ma secondo me anche meritata per l'atteggiamento della squadra. Quindi in questo momento grandissimo rispetto per lo Spezia. Sarà una partita difficile, però dobbiamo guardare in casa nostra, che è la cosa più importante. Dobbiamo badare al sodo, dobbiamo essere pratici, dobbiamo essere... Perché quando si succede queste cose, no, ogni goccia ti bagna, va bene? E quindi dobbiamo essere bravi a fare veramente, a essere attenti, concentrati, spietati. Pratici, questo credo che sia, e anche crescere, magari a piccoli passi, ma crescere. Lo Spezia è avversario temibile, squadra che non ha avuto un rendimento costante in queste prime 11 giornate di campionato. Sentiamo gli umori in casa ligure. Ma sarà una partita un poco diversa, perché si parla tanto delle squadre che vengono qui difendere, però io penso che, non so, che noi facciamo tanto a spingere una partita che non possono uscire, non è perché vogliono giocare così, sino. Noi giochiamo con tanta pressione che gli altri non possono uscire. Dopo, anche abbiamo giocato partite contro Perugia, contro Catania, che sono le squadre che giocano un po' diversamente, e l'abbiamo utilizzato, abbiamo questo modulo di gioco di altri, l'abbiamo fatto a nostro favore. E le squadre, non dico piccole perché non sono piccole, perché Latina è una squadra seria, una squadra di tanti giocatori buoni, però viene qui insicura e soddisfatta con un punto, e per questo giocano così. Però il Pescara trova una squadra che penso che defensivamente adesso ha fatto una partita contro Bari, ha fatto benissimo, e dopo quando danno un po' di spazio possono avere problemi. Per questo noi adatteremo la nostra squadra alla partita e aspettiamo a dare tutto e aspettiamo a prendere tutto. Sì, hanno giocato con adesso si chiama Sowa, che è 94, Sowa, un giocatore africano, sì. Molto veloce, molto buono, gioca a destra, gioca un ragazzo 93, la rossetta non so il nome, Politano, che è un bravo giocatore, un attaccante molto veloce. Questo è importante, in una squadra tutti devono capire che sono parte di una squadra, ci sono giovani, esperti, si prendono pochi o tanti soldi, la responsabilità è più grande dei giocatori che sono esperti, no? Però nel campo dobbiamo dare tutti il massimo, questo si è visto, una squadra con molta voglia, con molta grinta, che non ha vinto la partita, perché calcio così, però potevano vincere perfettamente in Parma. E questo dobbiamo
rispettare come tutte le partite, però dobbiamo aspettare questa squadra che gioca in casa, che qualcuna partita ha vinto in casa e ha vinto 34-0, e questo dobbiamo essere molto preparati per questa partita. Penso che lo siamo. Sì, noi non varieremo la nostra forma di giocare, questo ha dato buoni risultati, anche contro 4-3-3 abbiamo giocato, adesso contro Livorno abbiamo giocato bene, abbiamo difensivamente non abbiamo avuto tanti problemi, offensivamente siamo stati pericolosi, per questo non cambieremo. L'importante è che i nostri ragazzi interpretano il nostro sistema correttamente. Vediamo ora Chiari a Tira in casa rossonera. Il Lanciano vuole conquistare punti anche sul campo dell'Entella dopo la vittoria conquistata nel turno infrasettimanale. Il tecnico D'Aversa adotterà sempre il solito sistema di gioco, quindi affronterà la partita a viso aperto. Ecco le previsioni in casa rossonera. Sono stato d'animo, comunque, come potete immaginare, non è sicuramente idilliaco, però penso che per quello che si era pensato inizialmente, un piccolo sorriso lo può fare, perché a parte che adesso i ragazzi sono a Parma dove valuteranno un po' tutto, si pensa che non ci debba essere bisogno di un intervento, quindi è un punto a suo favore, ecco. Penso che l'importanza di noi, che bene o male per dare un appoggio dobbiamo stare vicino, penso che sia molto importante, perché, ripeto, io ci sono passato e sentirsi importanti in questi momenti, in questo momento è molto importante, ecco, perché lo aiuta sicuramente ad affrontare meglio la situazione della riabilitazione di qualsiasi esso sia, ecco. Ci sono anche gli altri giocatori che possono dire la loro, anzi, ci mancherebbe altro. Le cosiddette riserve di questo periodo, io penso che sono le mie risorse, quindi nessun dubbio, nessuna perplessità, affronteremo la partita col massimo impegno e chi andrà in campo sicuramente darà del filo da torcere. Non ci dimentichiamo che la Provercelli aveva un punto in meno di noi prima della partita e comunque sta facendo un campionato molto importante, e come lo sta facendo anche la Virtus Entella, quindi guai a sottovalutare ogni singolo impegno, perché sappiamo cosa dobbiamo fare per cercare di non andare in difficoltà e mai pensare che è tutto facile, anzi. Quindi guai a sottovalutare l'avversario, anzi, vive ancora dell'entusiasmo della vittoria di un campionato, è una squadra, una società dove quest'estate penso che sia una di quelle che ha speso più di tutte, perché non ci dimentichiamo che ha preso giocatori come Marzonati, come Sansovini, Rinaldo, una squadra da tenere assolutamente in considerazione, e anzi, guai a fare l'errore di pensare di andare a fare una partita semplice. Arrivo sempre con i dubbi fino all'ultimo momento, perché non mi so ancora mai di dirlo, di ripeterlo, valuto anche e soprattutto gli allenamenti fino all'ultimo giorno, quindi penso che sia una forma di rispetto per tutti i ragazzi. Si chiude qui questo numero di Bizzona, è stato caratterizzato dalla lunga intervista con l'avvocato Donato Di Campi, è stata caratterizzata anche dalla dura presa di posizione del club Pescara Rangers, che ricordiamo domani sciopererà per i primi 15 minuti. Ci auguriamo che sia un segnale per svegliare un po' tutti in casa bianco-azzurro. Ovviamente in bocca al lupo a Lanciano per la partita di Entella. Si chiude qui anche questo numero di Bizzona, appuntamento a venerdì prossimo. Grazie per averci scelto.